Con la vostra presenza siete a metà dell'opera, queste le parole di Don Biagio Biancheri, arciprete di San Cataldo, ai giovani maturandi che hanno partecipato alla messa prima degli esami alla Chiesa Madre, dedicata allo Spirito Santo per illuminare le menti. Certamente questo è un momento importante e significativo per la formazione e la crescita di questi giovani. È il primo momento anche in cui devono affrontare una prova seria. E allora, ecco, la comunità tutta vuole essere vicina a loro e farsi carico, prendere a cuore, le loro situazioni, la loro difficoltà, e incoraggiarli attraverso anche la preghiera innanzitutto e l'affetto che li circonda. Abbiamo così voluto anche invitare per quest'anno il direttore della pastorale giovanile diocesana, Don Leandro Giugno. Ormai siamo alla quarta edizione di questa manifestazione di questo momento di preghiera e vogliamo così allora incoraggiare tutti i ragazzi, tutti i giovani che insieme ai loro familiari ma anche ai loro insegnanti devono affrontare questo momento importante e significativo di crescita integrale per la loro vita. La messa animata dalla corale della Chiesa Madre è stata concelebrata da Don Biagio e da Don Leonardo Lipani e presieduta da Don Leandro Giugno, direttore diocesano di Pastorale Giovanile. Certamente l'augurio era quello che possano fare, ecco, bene gli esami, ma c'è un esame ancora più importante che è quello della vita. E allora ecco l'esortazione che ho voluto lasciare ai ragazzi, i consigli che ho voluto dare sono proprio quelli di affidarsi al Signore, non poggiare la propria vita sulle cose del mondo perché sono tutte limitate, sia le persone che le cose. E allora ecco ho detto che anche nei momenti di sconforto, ma sempre, ecco, possano veramente trovare come punto di riferimento, come sostegno, questo Gesù che si fa compagno di viaggio delle nostre vite. Presenti anche insegnanti e genitori, oltre agli studenti, per questo importante momento a pochi giorni dall'inizio degli esami a conclusione delle scuole superiori. Niente, c'è ansia, un pochettino di paura per affrontare questa nuova forma di esame di Stato con la nuova riforma di quest'anno. Dopo la benedizione, consegnata la penna che li guiderà e l'immaginetta con la preghiera di San Giuseppe da Copertino, patrono degli studenti. Infine, in piazza Amatrice, i maturandi si sono salutati brindando sulle note di notte prima degli esami di Antonello Venditti. Notte prima degli esami, notte di polizia. Certo, qualcuno te lo sei portato via.